Bentornati sul canale. Io sono Gianluca di Jax Fai Da Te e oggi vedremo come ho costruito una lampada LED molto particolare. Buona visione. Come vedete, si tratta di una lampada LED touch con cui è possibile sia accendere che regolare la luminosità, ma anche una base illuminata da un LED sempre con comandi touch. Ma iniziamo subito. Ecco i componenti che ho utilizzato per la costruzione: 3 dischi di legno per la base, un tubo con foro passante da 8 mm, lunghezza 30 cm, a cui ho saldato anche un pezzo di barra filettata per avvitarla. C'è anche un disco di legno con un dado incollato con colla bicomponente, un modulo TP4056 per la ricarica delle batterie e 2 sensori touch, il primo per illuminare la parte superiore e il secondo per la base con un LED COB. Ho inserito anche un disco di plexiglass per nascondere il sensore touch superiore e un disco LED da 5 volt 10 cm di diametro. Il tutto alimentato da 2 batterie 18650 da 3000 mAh l'una. Il paralume sarà un vaso dell'IKEA che ho verniciato con 2 vernici, bianca e questo verde acqua. Per prima cosa collego il sensore touch all'uscita del TP4056 e lo inserisco nella sua sede. Incollo la striscia LED COB, che è una striscia adesiva, con cui troverete tutti i link in descrizione. Qui andrò a bloccare il sensore touch per la base. Infilo i 4 cavi che andranno ad alimentare i LED. I 2 piccoli sono per la ricarica della batteria, i 2 grandi per alimentare il disco LED. Blocco il tutto con colla a caldo. E incollo anche il sensore touch della base. Prendo una misura viti da 25 ed ecco il risultato della base. Ora salderò in parallelo le 2 batterie 18650, userò una saldatrice a punti in modo da non danneggiare le batterie con il classico saldatore. Dopodiché potremo saldare a stagno i cavi alle 2 lamelle. Come vedete, il tutto funziona.
blocco definitivamente la base con le due viti. Poi passo a comporre la parte superiore, il disco LED, con il disco di legno. Il terzo foro mi servirà per il passaggio dei cavi di alimentazione del disco LED. Incollo anche il sensore del disco superiore. E lo blocco sempre con l'accaldo. Qui ho inserito una rondella da 8 cm di diametro per andare poi a comporre il supporto delle batterie e del disco LED avvitabile. E questo è il risultato. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace e magari iscrivetevi al canale per non perdervi altri video come questo. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!